Da molti anni ormai rinuncio alla vettura. Guidare costa troppo e poi mi fa paura. E per viaggiare bene, tranquillo e più sereno, salgo su aerei, navi, pullman, ma più spesso in treno. Ti porterò sul treno, vedrai fin dove andremo, da Udine a Gallipoli a Sanremo. Sicuro che in ritardo, ma è tutto preparato per farti più paziente o più incazzato. Ti porterò sul treno, partire partiremo, magari solo fra un'oretta almeno. Magnifica occasione, esempio di coerenza, e vaffanculo alla coincidenza. Vieni con me sul treno, c'è un caldo micidiale, oppure un freddo artico polare. Si sono fatti in quattro per dimezzare i mezzi e per moltiplicare tutti i prezzi. Andiamo tutti in treno, andiamo ai monti e al mare, mandandoci insistiamo a protestare. Per quanto chi ha ragione poi prenda sempre il torto e venga messo su un binario morto. Il treno è popolare, dovrebbe spopolare, e invece fa fatica ad essere puntuale. Politiche confuse di esperti mercenari, nemiche dei turisti e degli orari. Misure eccezionali, ma contro i pendolari, con treni nuovi e in quanto nuovi rari. Vagoni lussuosissimi per far bella figura, se dura come dura e finché dura. Inutili apatie e fastidiose ipocrisie non sono il vanto delle ferrovie. Purtroppo, e mi dispiace, mi sa che perderemo la voglia di spostarci con il treno, ma anche con l'auto, con l'aereo, con la motocicletta, la voglia di far tutto sempre in fretta. Se qualche cosa vale, quel qualche cosa aspetta, ci si va a piedi oppure in bicicletta. Però nel cuore mio non è proprio un addio, vorrei mandare a quel paese chi non so neanch'io, perché comunque è bello lasciarsi, non di meno, lasciarsi trasportare sopra un treno. Lasciatecelo fare bene almeno, se costa treno, se costa meno, il treno è sempre pieno. Se nuovo il viaggiatore più sereno. Ma poi che cazzo dico? Siamo in Italia. La 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 la.